La popolazione era assolutamente convinta che si trattasse di una strategia organizzata e condotta a termine da parte di forze fasciste. La formula era la bomba fasciste, bombe fasciste, assolutamente e in modo proprio assoluto, non c'erano dubbi su questo. Ecco, vi erano le prime manifestazioni delle Brigate Rosse. E prese campo in quell'epoca la tesi degli opposti estremismi. Una tesi perniciosa perché impedì, ad esempio, a Savona che le indagini relative alle bombe che vennero fatte esplodere, ecco, impedì che queste fossero condotte con attenzione e con impegno. Ci fu anche nel mezzo di questo marasma generale, dopo l'attentato in via Giachiero, dove morì la Dallari, uno dei vari tentativi buttati lì di depistaggio, che durò qualche giorno, ebbe un certo risalto su alcuni giornali dell'epoca, però che cercarono di buttare dentro anche una pista di estrema sinistra. A Savona non erano presenti, non so se lo sono mai stati, ma in allora non erano presenti, o perlomeno non erano visibili, componenti di, chiamiamolo così, di terrorismo, per usare una parola semplice, di matrice rivoluzionari di sinistra. Vennero non incriminati ma indagati dei giovani appartenenti a diciamo all'area antagonista. Sono venuti a casa mia a perquisire, molto male però con un atteggiamento assolutamente non negativo, cioè quasi un po' come se fosse un lavoro imposto. Io poi ricordo che alcuni elementi della squadra politica erano stati allontanati per aver cercato di fare un'inchiesta diversa da quella che era forse più funzionale a chi aveva più o meno organizzato il tutto, e questo forse spiega perché in fondo quando vennero da me vennero in amicizia e quasi scusandosi di doverlo fare, insomma. Ci fu questa la scoperta di quest'area che aveva manovalanza locale, collegamenti con la criminalità organizzata ordinaria, questo aspetto che emergerà poi anche in altri filoni delle inchieste degli anni di piombo, soprattutto degli anni della strategia della tensione, e con collegamenti anche con settori della massoneria deviata legata ai servizi. Quello che si pensava era che potevano essere personaggi provenienti dall'esterno, però con appoggi e indicazioni a livello locale. E un pezzo dell'organizzazione, ovviamente a mio giudizio, per quello che ho raccolto, scritto, visto in questi anni, un pezzo del sistema, della strategia della tensione, molto localistico, collegato a un progetto più ampio. Quindi sicuramente all'epoca, e io lo credo ancora adesso, all'epoca si pensava che vi fossero delle connivenze locali, delle relazioni, dei rapporti. Questo ragazzo qui è risultato estraneo da tutto, perché su di lui approfondimenti particolari non ne hanno fatti. Non era risultato però collegato, che io ricordi, ad ambienti particolarmente pericolosi. Il Pellero è stato, diciamo, coinvolto in queste indagini perché è stata ritrovata a breve distanza dal traliccio caduto una vettura di proprietà di questo giovanotto, che era una giardinetta verde. Sembrava ci fosse implicato il figlio del prefetto, che quindi nel caso della bomba di casa mia, se fosse infatti uso il condizionale, perché giustamente non, se non ci sono prove non si può dire,
fosse stato così, in questo caso avevo proprio casa e bottega, perché di fronte al mio portone c'era la porticina di servizio che si entrava in prefettura. Quindi metterla lì e rifugiarsi in casa sarebbe stato tutta una cosa sempre sé. Figlio dell'allora prefetto e dell'allora procuratore della Repubblica. Non furono assolutamente indagati, né tantomeno, se ricordo male, sentiti come testimoni. Il sospetto comunque era forte, tant'è vero che Pertini, che all'epoca era presidente della Repubblica, finché c'è stato quel prefetto lì, non è mai più entrato in prefettura. Proprio legato a questo sospetto. Oltre che la commistione e la manovalanza della criminalità comune, si parlò anche della presenza di un ragazzo, di un giovane che viene indicato come un appartenente a movimento irredentista irlandese, esperto di esplosivi, che avrebbe incontrato, perché poi il riscontro documentario investigativo non c'è stato, degli altri ragazzi, giovani savonesi di area della destra o comunque di un certo ambiente sociale, con i quali avrebbe imparato in modo nemmeno troppo criptato di questo tipo di cose che avrebbero potuto accadere a Savona, quasi come a cercare una certa area di consenso o vedere anche lì come avrebbe potuto reagire una certa parte sociale o politica. Qualche cosa di strano l'avevamo notato a Savona in quel periodo. Giravano alcune persone molto equivoche e una volta eravamo incappati in un gruppetto che stava facendo delle attività indubbiamente riconducibili a una propaganda di destra, ecco, chiamiamola di destra. A Savona in quegli anni agirono, venne fuori qualche anno dopo, durante una trasmissione televisiva, c'erano elementi di Gladio, un insegnante di scuola media, siciliano, che abitava a Bissola, che si rivelò in questa trasmissione con la telefonata, c'erano due ufficiali dell'arma, anzi un ufficiale e un sottufficiale dell'arma, che vennero indicati in qualche modo come collegati a questa struttura. E fra gli appartenenti a Gladio, mi risulta ci fosse gente anche da provincia di Savona. Su Savona operarono i servizi segreti militare e civile, ci fu comunque all'inizio una presenza soffocante, depistante, insabbiatrice di queste varie strutture tra di loro collegate, anche di pezzi deviati, come si diceva all'epoca, dello Stato, perché le indagini inizialmente non furono fatte. Le uniche conclusioni che ero riuscito a trarre erano quelle legate ai servizi segreti dell'Est, che allora pubblicavano, ispiravano una rivista in Italia che si intitolava Ma chi?, la quale aveva parlato di un terrorismo di centro, legato infatti non ai fascisti, questo per smentire l'analisi semplicistica, no, che si faceva qui, legato piuttosto a quelle forme addirittura di partigiani centristi come Sogno, il Partito Liberale che aveva una sua componente di destra a Savona, un test su una città rossa in condizioni di attacco, no, alla libertà democratica, alla libertà proprio, non solo democratica, totali di una città.